Allora, signori, ben ritrovati. Iniziamo immediatamente con la RAI. Sappiamo che i giornali sono in chiusura in Italia. Prego. Allora, come stai? Che cosa pensi di questo ritiro, di questo mondiale e se sei pronto per l'esordio? Il ritiro stiamo molto bene. Un posto che possiamo lavorare con tranquillità. È una cosa, credo che molto importante. Sì, si deve giocare la prossima, sono pronto come gli altri, siamo in 23 che vogliamo giocare, però sappiamo che entrano i 11 e dobbiamo aspettare il nostro momento, allora se mi tocca a me giocare la prossima sono pronto come gli altri. Che cosa pensi di questo centrocampo nuovo della Nazionale? Ma sai, è da tanto tempo che ho da tanto. Io sono in Nazionale da due anni e mezzo, mi trovo molto bene da come giochiamo noi, da quello che chiede il nostro allenatore e cercheremo di fare ancora meglio. Sono convinto che possiamo farlo e vediamo se già alla prossima possiamo migliorare ancora quello che abbiamo fatto nella prima partita contro l'Inghilterra. Ecco, un mondiale in Brasile è particolare per te, tu sei nato qui, sì. Ti volevo chiedere le tue sensazioni, le emozioni, se ci sono state e magari anche cosa hai provato quando a Volta Redonda il pubblico ti ha un po' preso di mira. No, io... A me piace giocare a calcio, io sono nato in Brasile, come ho già detto tante volte mi sento italiano, è un piacere entrare in campo, giocare un mondiale, giocare in Brasile, però soprattutto giocare per una grande nazionale come quella che difendo, sono sensazioni che adesso è difficile da spiegare. Sicuramente quando passa il tempo penserò e saprei dire veramente quello che ho sentito in questo momento qui in Brasile in questo mondiale, però la verità in questo momento non ci penso tanto, a me piace giocare a calcio, entrare in campo e sono concentrato in quello. Un'altra domanda da parte mia, il Brasile bloccato dal Messico, l'Olanda che a un certo punto stava perdendo con l'Australia, adesso sta perdendo di nuovo la Spagna, che mondiale è? Voglio dire, ci può essere spazio magari per una sorpresissima, visto questi risultati? Ma sai, io penso che oggi nel calcio non esiste più una squadra che possa dire che sia imbattibile o quelle squadre che viene a fare una passeggiata. Oggi nel calcio si avrà due o tre squadre un po' più sopra delle altre, però se non va al 100% vanno in difficoltà anche quelle squadre. Abbiamo visto già in questo mondiale, ma abbiamo visto già prima in Champions League o in campionato. Oggi una squadra deve andare sempre al 100% contro chiunque, se no va in difficoltà. E poi con questo clima, secondo me, sono squadre che sono più abituate delle altre e hanno un po' più di vantaggio, però è come la Costa Rica anche, una grande squadra, ha giocato molto bene la prima partita, hanno corso tantissimo, però io non vedo come una sorpresa, non vedo perché hanno buoni giocatori, corrono, sanno quello che fanno in campo e sarà comunque difficilissimo per noi. Rapidissimo, Diego, ti volevo dire, ieri hai ricevuto un'investitura importante tu qua, no? Daniele De Rossi ha detto, lui può giocare nel ruolo in cui gioco io, perché anzi ha più classe di me, è più elegante di me,
magari ha meno esplosività, meno forza, a giocare in mezzo ai difensori centrali. Se dovessi giocare però tu contro il Costa Rica, magari giocheresti al posto di Verratti, che non ha trovato la posizione giusta in campo in quei cinque centrocampisti, non si è trovato benissimo. Quindi sei pronto a interpretare entrambi i ruoli, quello dell'interno puro e quello volendo del regista basso da affiancare, da mettersi in mezzo a due difensori centrali? Io ringrazio prima a Daniele, secondo me è esagerato un po', però io sono pronto a giocare, come ho detto prima, come gli altri. Al mio modo di vedere, Marco ha fatto un grande primo tempo, come tutta la squadra. Credo che sia una scelta più di dargli un riposo a un giocatore che in questa preparazione ha fatto in due partite, le due ha giocato credo che 90 minuti, poi ha fatto sempre allenamento, ha avuto la febbre. Marco è un grandissimo giocatore, io le dico sempre, sembra che sia una cosa perché siamo amici, ma io lo vedo proprio così. Io sto tutti i giorni con lui al Paris Saint-Germain, mi sembra un grandissimo giocatore. E tornando alla tua domanda, poi io sono pronto a giocare o sia in quel posto davanti alla difesa o un po' più in avanti. È chiaro che con altre caratteristiche, perché io non ho le stesse caratteristiche di Marco Verratti, e cercherò di dare il mio meglio per aiutare ai miei compagni dentro del campo. Penso che posso fare bene come gli altri, come tutta la squadra. L'importante è la squadra. Alla fine i singoli vengono fuori quando la squadra funziona. Questo è il segreto della nostra squadra e dobbiamo andare così in avanti. Ciao Tiago, ha mai pensato in questi giorni di telefonare a Camoranesi per sapere che effetto fa vincere un mondiale da oriundo? Ora, noi abbiamo tre giocatori e nostra nazionale che hanno avuto per merito, no? Però la fortuna e il privilegio di aver vinto un mondiale, credo che siano tre giocatori importantissimi per questa squadra, per l'esperienza, per la qualità che hanno, e son loro che devono portare alla nostra squadra o agli altri a capire come si fa a vincere un mondiale. Sicuramente non è facile, lo sappiamo, però abbiamo tre campioni in squadra che già l'hanno vinto e vedremo, speriamo di poter arrivare fino in fondo con loro. Tiago, boa tarde. Luciana, TV Globo. Posso fazer em português? Sim, sim. Sim. Mas eu te respondo em italiano. Tá bem. Tem problema? Hã? Não tem problema? Tem que ser italiano, é isso? Tem. Ah, bom, okay. Então tá bom, vamos lá. Vai. Só voltando um pouquinho na tua história, no teu perfil, né, com a tua relação com a seleção brasileira, eu vi que você chegou a jogar pela seleção sub-17, é isso, a brasileira? Fino a under-23. Uhum. Em algum momento você sonhou com seleção brasileira? Não. No. Facciamo tradurre le domande per cortesia. Prego. Si è chiesto se ci raccontava un pochino della sua storia, se era arrivato a giocare con la Under 17, mentre sai che ho risposto che è arrivato fino all'Under 23, e poi la domanda è stata se aveva sognato in un momento di giocare con la nazionale brasiliana. La risposta mi sembrava chiara. No, io ti spiego il perché. Io sono andato via dal Brasile molto presto, io avevo 15 anni, sono andato in Europa, sono stato tanto tempo in Spagna. Mi sono abituato al modo non solo da vivere, sino da giocare come lo fa in Europa. Ho avuto la fortuna e il privilegio di avere una famiglia che è italiana. Io ho potuto giocare con la nazionale italiana per questo, proprio per questo. Però io ho sempre detto, io mi sento un italiano nato in Brasile, quello che sento io, e sono contentissimo di essere nato qua in Brasile per avere il privilegio di poter giocare con una grande nazionale come la italiana.
Tá. Só para finalizar, para que sim, não haja erros assim no teu perfil que a gente possa publicar, você é bisneto de italiano, tem mais alguma origem? Pode explicar só um pouquinho mais a tua origem italiana para a gente não colocar nada errado? Sim, la famiglia del mio padre, loro sono venuti in Brasile, il mio padre è nato in Brasile come io, il mio nonno era italiano, di Rovigo, e da lì ho avuto la fortuna di poter avere il passaporto italiano e poi scegliere dove potevo giocare, o in Brasile o in Italia. Io ho scelto di giocare con la nazionale italiana. Cruco, Corriere. Quindi Tiago, abbiamo capito bene, Verratti riposa, la prossima partita giochi tu. Se non lo capito... so. Non lo l'hai so, detto prima, no? Dovete chiedere al mister, io ho risposto alla domanda. Comunque voglio dire, non sembra non stare bene, questo che ti volevamo chiedere, è ancora debilitato, è stanco Marco. Chi? Marco, dico. No, Marco sta alla grande, Marco sta benissimo, sta quindi sempre bene Marco. Ecco. Senti, a proposito del Brasile, cosa pensi di delle difficoltà che sta affrontando la squadra per la quale non ha deciso di non giocare? No, non è che... Bueno. Passiamo pagina. Io conosco, io non lo conosco personalmente perché l'ho visto poco, anche questo anno è venuto una volta al Paris Saint-Germain. Le squadre di Scolari non sono mai squadre che fanno un calcio spettacolare, però sono squadre che arrivano sempre fino in fondo. Non mi sorprende che il Brasile ieri non abbia giocato benissimo, però comunque sarà una squadra che lotterà fino alla fine per vincere questo mondiale. Di questo sono convinto, anche perché, come ho detto, è lo stile di un allenatore che ha già vinto tanto e trasmette questo ai suoi giocatori. E allora sarà una squadra che lotterà fino alla fine, secondo me. Hola Tiago, dos preguntas. Sí. ¿Qué es lo más peligroso que tiene Costa Rica en este momento? Y lo otro, ¿cómo ha visto Buffon en estos días, si se ha recuperado bien? La segunda no entendí. ¿Cómo han visto a Gianluigi Buffon, si se ha recuperado bien de su lesión? No, Gigi está bien. Oggi si è allenato, non lo so se gioca o no, perché come ho detto prima deciderà l'allenatore. La Costa Rica, abbiamo visto la sua prima partita, abbiamo visto video, è una squadra che gioca molto bene di squadra, che hanno soprattutto davanti giocatori che possono fare la differenza, verticalizzano il gioco. Sono molto veloci, sono abituati a giocare a questo clima qua. È una squadra che può mettere in difficoltà qualsiasi nazionale che è presente al mondiale. Dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo giocare non al 100%, sino di più. E anche così sarà una partita molto difficile per noi. Sono convinto che la Costa Rica, con l'entusiasmo che ha adesso, dopo quello che ha fatto nella prima partita, con la qualità che ha i suoi giocatori, sarà una squadra molto complicata per noi. Dobbiamo entrare in campo che è come se fosse una finale, è come se fosse, dobbiamo affrontare così questa partita e la affronteremo così. Tiago, sì. Il Costa Rica, ho visto la prima partita, gioca col 5-4-1. Giocare con una difesa a 4, secondo te, non è esagerato, visto che hanno soltanto un attaccante in avanti, questo Campbell? Questa è una domanda che io come giocatore devo adeguarmi a quello che dice non solo il nostro allenatore, sono tutte le staff che sta studiando, che sta guardando come gioca la Costa Rica. Vedremo come entreremo in campo, però non entreremo in campo per a caso, se entriamo in 4, a 3, indietro. Entreremo così perché hanno studiato il rival, hanno studiato la Costa Rica
e sicuramente l'allenatore e tutte le staff si stanno preparando nel miglior modo per affrontare questa squadra, come ho detto prima, difficile. Tiago, buonasera. Ecco. Una curiosità tattica, il ruolo che fa De Rossi e che fai anche tu, questo pendolo in mezzo ai difensori centrali, sì, potrebbe farlo o avete mai provato anche con Bonucci? Che in fondo spesso gli rimproveriamo le bonucciate in difesa, i piedi buoni ce l'ha, una curiosità, grazie. Ma io sinceramente non ho mai visto Leo giocare in quella posizione, sì, a tre fa il difensore un po' più indietro, però in centrocampo io non l'ho visto, allora non so. E comunque Leo è un giocatore di grande qualità, ha i piedi, sì, in un momento avrà bisogno di mettere un giocatore lì che non abbia giocato, credo che possa farlo, però sinceramente non l'ho mai visto giocare lì, non te lo posso dire. Abbiamo le ultime due domande, Curro e poi Grant. Grazie. Scusa Tiago, due cose velocissime. La prima, i time out sono secondo te una cosa importante? Molto importante. Molto importante, prima perché si gioca in un clima difficile, sinceramente è difficile da giocare. Sapevamo già prima che era difficile. E poi per la gente che guarda e che vuole spettacolo, che vuole un buon calcio, non è facile giocare a un grande ritmo durante 90 minuti. E poi per la salute anche dei giocatori, però non siamo noi che stiamo lì a decidere, però devono pensare bene, credo che sia buono per tutti, per i giocatori, anche per la gente che vuole vedere un buon calcio, credo che il time out sia molto molto importante. L'altra cosa, visto che si sono pentiti all'Inter di averti lasciato andare in un altro paese, possiamo pensare che tu possa ancora fare in tempo prima della fine della carriera a tornare in Italia? Non, guarda, io il mio momento all'Inter è stato bellissimo, ma come di altri giocatori di quel momento abbiamo fatto storia nell'Inter. L'Inter sta cercando di costruire una nuova squadra con un nuovo presidente. Sì, che io adesso giocando all'estero, giocando in Francia, mi sento molto bene, sto bene al Paris Saint-Germain, però perché non tornare in Italia? Può capitare in un futuro, non si sa mai, però comunque dico io sto molto bene al Paris Saint-Germain e non penso cambiare in un futuro prossimo. Tiago, hai detto mi sento un italiano nato in Brasile, ho giocato fino all'Under 23 brasiliano, ma non ho mai pensato, mai sognato di arrivare alla Seleção. Quando hai cominciato a sognare di giocare con la Nazionale Azzurra? È veramente importante. Sì. È bello, perché Giocavo nella Nazionale Brasiliana, ero nato in Brasile, stavo qua in Brasile giocando a calcio e era normale andare nella Nazionale. Però poi quando sono andato in Europa, anche per interesse mio, non mi veniva in mente di tornare in Brasile. Io il mio futuro lo vedo in Europa. Ho avuto il privilegio per la mia famiglia di poter avere il passaporto italiano, poter giocare con la nazionale italiana. Allora si fa il bilancio e io ero convinto al 100% che per me la cosa migliore era andare con la nazionale italiana. No. No, è chiaro che quando ti arriva l'opportunità, che ti dicono guarda che ti possono convocare, è lì sì, è quello che ho detto prima, io non mi sono mai sentito così per andare con Brasile, ma quando mi hanno detto con l'Italia, e allora sì, mi è venuto questa voglia di giocare un mondiale, di giocare un europeo, di giocare con la nazionale. Prima stavo bene nel mio club, che era il Barcellona nel momento. Mi ricordo anche altre volte che magari
non lo so se è vero o no, però mi dicevano guarda che ti possono convocare o no con il Brasile. Io sinceramente non avevo questa voglia che hanno i brasiliani, e rispetto, credo che sia una cosa bellissima, però questo non stava in me, non era dentro di me. E allora quando mi hanno detto che io potevo andare con la nazionale italiana, sì, per quello che mi sento comodo, mi sento bene, mi sono conquistato di arrivare qua, è una cosa che mi ha fatto crescere non solo come giocatore di calcio, anche come uomo, per quello mi sento molto, molto felice. Signori, grazie a tutti per essere intervenuti, ci vediamo domani a Recife, il programma lo sapete, allenamento, a seguire conferenza stampa. Grazie. Para quem deseja tradução em português, vamos ficar aqui. For all those journalists needing the translation in English, we're going to stop here for a minute.